Siamo costretti a tornare su un argomento che molti hanno sentito come una mortificazione della nostra religione e dei valori più semplici di rispetto delle persone. Mi riferisco all'episodio di interruzione e intimidazione di una messa fatta a Gallignano, vicino a Soncino, da una pattuglia di carabinieri che ha inteso applicare una legge, peraltro una legge che non è tale, è un decreto del Presidente del Consiglio, probabilmente illegale, e una volta finita la funzione ha multato Don Lino Viola, che è stato difeso da tanti, non ha bisogno di mie ulteriori difese, ma la multa di 680 euro a lui e di 280 euro ai fedeli, 13, senza alcun assembramento, è un'ingiustizia che non può essere lasciata passare, perché in realtà il reato è di quei carabinieri, i quali in molte circostanze sono figure di riferimento per tutti noi, in molte occasioni hanno anche fatto errori gravi che io conosco bene, ma non è questo il momento di parlarne, però certamente sono andati a intimidire un prete, a imporgli di rispettare una legge senza senso, contro valori umani e valori religiosi, ma soprattutto contro la legge, e non è accettabile che chi fa rispettare la legge non la conosca. Ho già evocato l'articolo 19 della Costituzione, che consente il libero culto senza limitazioni, anche in situazioni di emergenza, ma qui c'è qualcosa di più importante che i carabinieri non potevano non conoscere, è l'articolo 405 del codice penale, che non può essere sospeso da nessuna norma indicata da questo modesto governo. Me la fa osservare Don Martino di Martina Franca, un prete con rigore che può fare la sua funzione e non deve temere che qualcuno partecipi a quella funzione. Allora dice l'articolo 405: chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, quindi la chiesa, o in un luogo pubblico aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a 2 anni. Ora, se voi pretendete di far rispettare la legge al prete, io pretendo di farla rispettare a voi. Don Lino non ha fatto nulla, non ha fatto nessun reato. Voi sì! Quindi non so se farò una denuncia penale, potrei farla, ma farò sicuramente un'interrogazione parlamentare, così che il vostro ministro risponda che il vostro è stato un abuso di potere, un atto ingiusto, una violenza alla legge e al codice penale, che parla in maniera molto chiara, e una violenza ai valori etici, che non sono meno importanti. Quindi non la mia solidarietà a Don Lino, ma il mio richiamo alla legge. La procedura penale, il codice, non può essere in alcun modo interdetto da un decreto temporaneo di un Presidente del Consiglio, che potrebbe non essere convertito in legge. Questa legge prevale come prevale la Costituzione, e voi avete violato la Costituzione e l'articolo 405 del codice di procedura penale. Cari carabinieri, avete fatto questo, ne risponderete, voi ne risponderete. Lui fa bene a non pagare, perché non deve pagare per una cosa che non è un reato. È stata interpretata male da carabinieri male informati che hanno violato la legge. Legge umana, legge religiosa e principi che non sono in alcun modo messi in discussione dai decreti di questo governo. Quindi interrogazione parlamentare e ammirazione senza limite per Don Lino e per la sua resistenza a un potere pericoloso, a uno stato di polizia e a un abuso grave che egli e i suoi concittadini hanno patito.